Salve a tutti e benvenuti alla visione del film La Chimera. Che cos'è la chimera? È qualcosa che tutti cerchiamo di raggiungere e non riusciamo mai ad afferrare, perché questo animale mitologico cambia sempre forma. Per i tombaroli, i ladri di tombe, i ladri di oggetti archeologici, la chimera è la ricchezza, i soldi facili, riuscire a emanciparsi da una situazione di indigenza con il successo economico. Per Arthur, il protagonista di questo film, intrappolato nel suo dolore, la chimera è un amore perduto. Mentre per Italia, la chimera, è la possibilità di immaginare un futuro diverso. E questo film è un film fatto di tanti strati ed è dedicato agli archeologi, custodi di ogni fine. Io sono molto legata all'archeologia, vivo in un'area archeologica e mi sembra che la lezione più preziosa che l'archeologia ci dà è che le civiltà finiscono e anche la nostra finirà. Ci dà la possibilità di vedere noi stessi, il nostro presente e la nostra civiltà come qualcosa che un giorno sarà passato. E se non vogliamo trascinarci tutto il pianeta nella tomba, naturalmente. E questa sensazione, questa immaginazione a me dà molta speranza. Immaginare le scolaresche, i gruppi di studenti che vengono in un museo, il museo del capitalismo, e vengono a vedere tutto quello che abbiamo lasciato e si chiederanno cosa sono queste cose. Ah, questi sono i soldi, questi sono spazzatura tossica, questi qui sono i resti delle bombe, dei carri armati. Ed ecco, quando penso a quel museo, penso che sarebbe bello lasciarci anche qualcosa di dolce e qualcosa di gioioso dentro. E quindi penso che l'archeologia ci dà la possibilità di vedere il nostro presente non solo come l'insieme di tutte le cose che dobbiamo fare, ma anche tutte le cose che noi vogliamo lasciare agli archeologi di domani. E che se vogliamo lasciare una bellezza, la possiamo iniziare a lasciare adesso. E spero che questo film vi parli. E spero che sia un luogo dove riuscirete ad abitare e spero che ognuno di voi possa ritrovare in questo film la propria chimera. Buona visione.